Sì. Allora procediamo all'appello. Grazie, vi dei consiglieri a prendere posto. Qui voglia la sopravvivenza però. Allora non va bene col giacchino. Allora scusate, video consigliere a prendere posto, grazie. Prego. Fantino presente. Belisario. Benassi. Caccamo. Carlone. Carros. Cerconi. Ciancio. Cofano. Coia. Giuliano. Gugliotta. La Daga. Lancia. La Notte. Lelli. Lenci. Lozzi. Matronola. Poli. Stelitano. Tredicine. Tutino. Villa. Vitrotti. Sì, il numero legale c'è. Allora, abbiamo il numero legale, quindi possiamo aprire la seduta. E prima di aprire la seduta, comunico all'Aula che è stata presentata una mozione articolo 58 riguardante, diciamo, per quanto riguarda informazioni relative a interventi a garanzie dei richiedenti asilo, rifugiati e territori, diciamo, la situazione, diciamo, che sta emergendo un po' in tutta la città, quindi credo che sia un tema molto sentito e quindi io acquisisco questa mozione e la metto in discussione come ultimo punto dell'ordine del giorno di oggi, grazie. Allora, nell'ordine del giorno, come primo punto c'è una mozione, facciamo le copie, riguardante piazzale centro polifunzionale Appio. Però io propongo all'Aula di invertire l'ordine del giorno e passare prima alle interrogazioni e poi riprendere, anche perché c'è il pubblico forse è anche interessato alle interrogazioni, e poi riprendere, diciamo, con il primo punto all'ordine del giorno. Se non ci sono opposizioni su questa inversione dell'ordine del giorno, non mi sembra ci sia un'opposizione, quindi procediamo con le interrogazioni. Allora, prima interrogazione, la numero 57, firma dei consiglieri Matronola e Cerconi, riguardante il Tennis Club Garden. Chi la presenta? Consigliere Matronola, prego. Presidente, ormai è passato tanto tempo che neanche ricordo più perché l'ho fatta, scherzo. E niente, volevo sapere, siccome c'era stato un incidente all'interno del garden dove aveva visto ferito gravemente un operaio, dopodiché c'è stato conseguentemente un sequestro del pallone e con il successivo sequestro di alcune apparecchiature all'interno dello stesso. Allora chiedevo soltanto come era possibile che già risultava dagli atti, o almeno che quella struttura o una parte di quella struttura già stava sotto sequestro, queste sono cose ufficiose, come mai sono state autorizzate queste iniziative, specialmente il periodo estivo. E come io ho visto dei documenti, qui ho dei documenti, dove addirittura sono state fatte delle richieste dove vengono citati alcuni documenti con tanto di crocetta al Dipartimento, quindi voi non c'entrate nulla.
e conseguentemente gli hanno concesso l'autorizzazione ad espletare queste manifestazioni all'interno del pallone. Voglio sapere soltanto come mai non si è mai controllato, visto che sta qua vicino, quindi tra parentesi, e se è stato controllato quello che è successo. Tutto qua, niente di che. Grazie consigliere Patronova, prego Presidente. Grazie Presidente e consiglieri. Allora, io prima di entrare nella risposta puntuale faccio questa considerazione. Voi tutti sapete che i municipi avrebbero come competenza non solo quello della vigilanza, l'emanazione di determine per l'abbattimento di ogni abusivismo, ma potremmo anche intervenire per l'abbattimento stesso. Però purtroppo negli ultimi, direi, parecchi anni, più o meno, non abbiamo più avuto risorse che permettessero di svolgere questa funzione. Allora, quello che è successo per esempio nella passata consigliatura, che siamo riusciti alcuni municipi ad aderire a una sorta di protocollo con la Regione, la quale aveva messo a disposizione una unità operativa che interveniva su richiesta del municipio che avesse firmato questa convenzione. Vabbè, questo è passato. Noi oggi, se vogliamo, la novità al momento, però ci auguriamo che ciò avvenga per il prossimo bilancio 2015, il segretariato generale ci ha chiesto una stima di quanto sia l'ammontare necessario per ogni municipio per intervenire nell'abbattimento di tutte le opere abusive frutto e oggetto di determinazione. E questo, se vogliamo, mi auguro che sia uno spiraglio e che poi nel prossimo bilancio venga inserito. Comunque, nel caso del Garden, i controlli relativi al Garden sono stati fatti, sono state eseguite delle DD che richiedevano l'intervento demolitore da parte della società nel 2009. E un'altra, visto che la società poi non era intervenuta, un'altra nel 2010, che era una DD, che invece ne richiedeva la demolizione. Questo è stato, come si fa solitamente, inviato al Dipartimento. E il Dipartimento non è intervenuto, cioè al momento non è stata eseguita la demolizione dei manufatti, individuati come manufatti abusivi. E per quanto riguarda il caso dell'operaio e dell'incidente, noi ci siamo ovviamente basati non su quello che è stato scritto sui giornali, ma invece abbiamo richiesto alla Polizia Municipale se a loro risultava un incidente, insomma la portata eccetera eccetera. La polizia non ci ha trasmesso nulla, dunque non abbiamo avuto possibilità di conoscere se effettivamente l'incidente, la portata eccetera ci sia stato, e dunque da questo punto di vista come amministrazione locale non abbiamo potuto fare altro. Per il resto, quando noi ci siamo insediati in questa nuova consigliatura, effettivamente era stato individuato il Garden perché c'era stato detto che era avvenuto in passato, che era stato individuato come un luogo dove si facevano centri ricreativi estivi, e questo effettivamente è stato individuato all'inizio, proprio appena ci eravamo insediati. Chiaramente successivamente non l'abbiamo più fatto, proprio perché avendo finalmente approfondito e appurato qual era lo stato e la situazione del sito, insomma del luogo. Prego consigliere Patronova, come si ritiene? Ci riteniamo abbastanza soddisfatti, anche se purtroppo un commento devo farlo, Presidente. Abbiamo altre situazioni di demolizioni con tanto di ordinanza di DD che risalgono addirittura al 1994. Allora io mi chiedo delle volte, com'è mai possibile che a distanza di 20 anni
questa amministrazione, quella dell'altro quinquennio, quell'altra, non abbiano mai provveduto ad inserire quel po', perché io non è che voglio entrare nello specifico, per dire, ne ho parlato anche in commissione, so che si sono riuniti, su un banco che chiede vendetta, ma chiede vendetta perché non c'è la sicurezza stradale su via del Quadraro, c'ha l'ordine abbattimento dal 1994, cioè è possibile che la gente è costretta ad attraversare la strada perché non si può passare sul marciapiede, nonostante ci sia l'ordine di demolizione, ci siano tutte quante le situazioni possibili e immaginabili, siamo a questo punto. Qui il Dipartimento ha concesso l'autorizzazione provvisoria per espletare alcune manifestazioni estive, io però leggo alcuni documenti che secondo me sono raccapriccianti, cioè non si può dare che uno presenta una domanda con tanto di crocette e mancano tutti gli allegati e poi il Dipartimento conseguentemente concede l'autorizzazione. Cioè, questa è l'assurdità dell'amministrazione, non è che ci vuole con gli uffici, per carità. E poi la cosa che non riesco a capire, che anche l'anno scorso, nonostante ci fosse l'ordine di sequestro, che c'è pericolosità o c'è stato in alcune parti, c'è stato fatto il centro invernale. Cioè, e magari quest'anno, nonostante quello che è successo, nonostante questo potrebbe succedere nuovamente, che questo ripresenta un progetto, quello che ci pare, ecco là che ci ritroviamo un'altra volta al Garden, perché magari è l'unico che presenta il progetto. Cioè, noi dobbiamo capire questo, se noi siamo intenzionati a riportare la legalità, ben venga, se altrimenti vogliamo rimanere così, ad aspettare che il Comune ci dà i soldi e l'unica scusante nostra è quella di dire non ci abbiamo i soldi per procedere, beh signori miei, credo che sia un fallimento su tutti i fronti. Comunque, grazie consigliere Matrona. Interrogazione numero 58, sempre a firma del consigliere Matrona, riguardante i passi carrabili. Sì. Se è regolare, poi non so se possa... Prego, consigliere. Per quanto concerne... Scusate, qua siamo d'inverno. Comunque, per quanto concerne... Chi risponde? Passi carabili. Morgia. Posso? No. Il problema dei passi carabili è un problema che viene da molto lontano, quindi sappiamo tutti quanti, io già lo dissi in tempi meno sospetti, che questa amministrazione purtroppo ha dei problemi, abbiamo bisogno di soldi, però abbiamo dei passi carabili che non vengono legalizzati, non usiamo nessuno strumento per farlo. Questa è la prima mossa, quello che ho fatto io, l'interrogazione, per sapere come mai, se abbiamo centinaia di passi carabili non autorizzati, e diciamo in questo momento sono abusivi, perché non pagando la tassa, non avendo presentato niente, non avendo il cartello di divieto di sosta ai sensi della DD tot e tot, come mai nessuno interviene per identificarli? È vero che ci potrebbe essere un problema della deroga, questo è probabile perché sono passi carabili che vengono da lontano, pertanto venendo da lontano, prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada, hanno l'abusivismo, insomma se facevano i passi carabili dove capitava, quella priva, cioè fatto la casa e costruire, non presentano neanche i progetti, e fino a qua sono d'accordo. Però quello che voglio dire, se a distanza di anni sono passati per dire, l'entrata se non erro del codice della strada, credo che sia entrata nel... l'82, 84, il nuovo codice della strada, dall'84 a oggi alcuni passi carabili sono ritenuti, cioè stanno privi della necessaria autorizzazione, perché noi non adottiamo un provvedimento per dire ok, in attesa che noi controlliamo se effettivamente tu hai, se quel passo carabile è regolare o non regolare, nelle more
nelle more dell'accertamento della tua regolarità, noi intanto ti facciamo pagare. Ecco lì che è poco per un condominio che di 10 famiglie, l'ho detto già in altre situazioni, di 10 famiglie che deve pagare 100 euro l'anno, penso che non sia nulla, no? Mentre magari 1000 passi carabini messi tutti in quanti insieme fanno cassa per il municipio, per il comune e poi di conseguenza per il municipio. Quindi, ripeto, come mai non si adotta un sistema e si dice ok, in attesa, nelle more della tua regolarizzazione, che poi sarà il nuovo codice della strada o quello che, perché non facciamo pagare intanto il tributo a chi effettivamente ha il passo carabino non autorizzato? È possibile? Io ho detto nelle more, poi vi dico pure perché è possibile. Quindi riserviamoci la domanda del... Grazie consigliere Trotola. Prego assessore. Signor Presidente del Consiglio, Presidente del Municipio, consiglieri. L'ultima domanda del consigliere Matrona non era contemplata nell'interrogazione, altrimenti avremmo fatto gli approfondimenti dovuti dal punto di vista giuridico normativo, ma comunque il tema che ha posto il consigliere è sicuramente un tema molto importante che attiene a diverse branche dell'amministrazione, perché la competenza rispetto ai passi carabili, come sanno i consiglieri, attiene alla Polizia Municipale, all'Unità Organizzativa Amministrativa e all'Unità Organizzativa Tecnica, i vari iter che portano a questa definizione di questo provvedimento amministrativo un iter molto pesante, pure da un punto di vista puntuale, dal punto di vista amministrativo, e a questo si aggiunge quello che diceva il consigliere, l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, che rispetto a certe distanze da tenere rispetto agli incroci non ritiene più sanabili, tra virgolette, certe situazioni. Questo crea un problema politico a tutti quanti noi di come approcciarci a questo tipo di normativa, anche perché non ce lo nascondiamo tutti quanti noi, il nostro territorio, essendo molto datato sia nella parte consolidata e spontaneo soprattutto nell'extra gra, di questi casi, ahimè, ce n'ha molti. Alcuni di questi casi attengono addirittura delle pianificazioni urbanistiche, le sapete tutti, non me lo fate nominare, di recente costruzione dentro i piani di zona 167, come dire, dell'amministrazione comunale, insomma, autorizzati. Perché dico questo? Perché è sicuramente un tema, e proprio per la valenza di questo tipo di problematica, gli uffici interessati, è stato quello del direttore, la figura apicale. Tenete conto di una cosa, lo dico per rappresentare qual è la situazione attuale nel municipio VII. Nella sede di via Fortifiocca, che si occupano di questo problema, sono 2 unità, nella sede di piazza Cinecittà 3. Unita a questo, questi funzionari dell'amministrazione rilasciano, diciamo nel 2014, scusate se posso sbagliare, ma circa 3.000 licenze di cavi, di apertura cavi, cioè una mole di lavoro enorme. Detto questo, non si deve procedere rispetto a un miglioramento di questo servizio, ma proprio nell'ottica delle maggiori entrate e del rispetto della legalità da parte dei cittadini? No, assolutamente, tant'è che nelle prossime riunioni della Commissione, appena abbiamo un quadro certo di quello che sarà la nuova organizzazione della microstruttura municipale con cui l'amministrazione sta lavorando, con i direttori apicali, con le organizzazioni sindacali, che dovrebbe vedere la sua entrata in vigore a breve anche in corrispondenza del nuovo erogazione del nuovo salario accessorio, bisognerà, nell'ottica di queste nuove elementi di salario che verranno modificati rispetto al passato, trovare quegli strumenti che possano permettere ai funzionari dell'amministrazione di fare questo
esercizio, questo lavoro in più, non in più perché è fuori dall'ordinario, ma proprio perché la struttura dell'amministrazione, per la complessità e per i diversi uffici che investe, trova difficoltà ad espletare nel migliore dei modi. Questo sarà un lavoro che dovremo fare insieme, perché dovremo prendere pure delle scelte, magari di carattere politico, perché recentemente c'è stata pure una circolare dell'amministrazione, del segretariato generale, che determina che il parere della Polizia Municipale è vincolante. È informato il consigliere. Capite che questo diventa, diciamo, un elemento dirompente, o può essere dirompente, rispetto sia alle attività commerciali esistenti, sia all'interno dell'accesso alle proprietà private dei singoli cittadini, e quindi dovremmo tutti quanti insieme ragionare di come cogliere gli obiettivi, che sono sicuramente anche i nostri, che poneva il consigliere Madronola, ma allo stesso tempo guidarli nei processi amministrativi. Questo è un impegno che non solo la Presidente, la Giunta ha già assunto, ma anche la struttura amministrativa, nella figura principale del direttore, si è preso. Grazie. Consigliere Matronova. Quello che riguarda la circolare che ha fatto Iaducello è perché il vecchio regolamento parlava di proprietario, l'ente proprietario, il comune come in qualità di proprietario, però, e quindi tutto andava sull'ufficio tecnico, però a questo punto c'è stato sto chiarimento, perché dice il comune di Roma è il proprietario, pertanto anche i vigili urbani sono i proprietari in veste come organo. Ma il problema, però, nel senso, io ho chiesto anche nell'interrogazione, no? Noi non siamo in grado di sapere quanti sono i passi carabili. Io adesso faccio il consigliere da sei anni e mezzo, e se ne parlò nell'altra consigliatura, io l'ho detto già in altre situazioni, in altre commissioni. Ci fu addirittura la consigliera Cocciolo all'epoca che sollevò il problema. Però io voglio dire, com'è possibile che in 7 anni che un consigliere sta qui, sta facendo questa cosa, dopo 7 anni ancora stiamo decidendo su che cosa fare o che cosa non fare o come farlo? Cioè, questo è assurdo, quando c'è gente, cioè noi stiamo tartassando l'Italia di tasse, contro tasse, perché il comune purtroppo non ha soldi, però magari ci perdiamo i soldi con le autorizzazioni, con i parcheggi, perché pure i parcheggi dati illegalmente e ripeto temporaneamente, assessore, sono una perdita di soldi per il municipio. Cioè, quindi noi ci dobbiamo mettere in testa che se noi vogliamo ripristinare una legalità all'interno del municipio, la legalità qual è? Riportare certe regole. Le regole quali sono? Il passo carabile esiste? Se esiste lo devi pagare. Come? Ma te devi sbrigare. Se il parcheggio hai vinto un appalto, lo puoi continuare a gestire, ma se io te l'ho dato in via temporanea e provvisoria, dopo 10 anni, 12 anni, io non posso continuare ancora ad assistere che vado là e pago 2 euro a un soggetto che toglie i soldi al comune, perché se lei va a guardare, assessore, questi sono mancati introiti. È qui il problema fondamentale, è qui che c'è stata una distrazione di fondi, perché secondo me far pagare 2 euro, no, sono andato oltre, come il soldo mio, scusatemi, però quando parto, far pagare 2 euro e al municipio gliene entrano 0,30 al giorno, quando si pagano 2 euro al giorno o si paga 1,50 euro all'ora, per 10 ore sono 15 euro e al nostro municipio entrano soltanto 0,35 centesimi, beh, io penso, signori miei, che qua siamo proprio all'assurdo, cioè siamo andati oltre. 1, 2, abbiamo centinaia di passi carabili, abbiamo i vigili che girano, continuano a girare, l'extra gra è pieno di passi carabili, è pieno di passi carabili con il cerchietto rosso, senza scritto niente, però nessuno dice niente. Io a questo punto, io non so se alzare le mani e di sia fatta la tua volontà, perché a questo punto, assessore, perché se, presidente, se noi continuiamo ancora a parlare e a non agire, magari agiamo su altre situazioni che sono meno invasive, la politica, io penso che la politica arrivi a un certo punto che deve dire la politica, certo, però bisogna
bisogna rispettare le regole, bisogna rispettare tutto quanto, e io per me far rispettare significa applicare, applicare la legge. E qui mi dispiace dirlo, 7 anni che faccio il consigliere, mo non so se dipende dal vecchio presidente o dalla nuova presidente, no, lei non c'entra presidente, però voglio dire, lei presidente, ecco, no, finisco, lei presidente, no, io la rispetto perché lei è il presidente, per me è stato eletto, giustamente io mi devo chinare perché il presidente ha vinto, come ha vinto, non voglio sapere, però anche il presidente che è il presidente, vabbè, no, anche il presidente che è il presidente, secondo me no, dovrebbe sentirlo questo problema, perché se senti i gridi di allarme che vengono da tutte le parti, che il comune ha le casse vuote, il nostro presidente si deve attivare per far sì che le casse vengano rimpinguate, detto bene, rimpinguate, archeologo, sì, sì, consigliere, sì, grazie. No, visto che stavo qui, stavo davvero a cercare. Ha capito, presidente, cosa ho detto? Cioè lei dovrebbe dare un'indicazione ferma, puntare i piedi e dire adesso basta, chiudiamo sta storia, il comune ha bisogno dei soldi. Ho detto, un condominio di 10 famiglie che deve pagare 120 euro l'anno, penso pagare 10 euro a ciascuno l'anno, non è niente. Per il comune 120 euro moltiplicati per 1000 passi carabili comincia a essere... Grazie, consigliere Todora. Grazie, buon me lo posso pure dire. Interrogazione numero 59, che è sempre la mia, no? Firma dei consiglieri Coglia e Lozzi. Chi rappresenta? Consigliera Lozzi, prego. Allora, intanto buonasera a tutti. Questa interrogazione l'abbiamo presentata a seguito delle segnalazioni pervenute dall'ex vicepresidente del Centro Anziani Cinecittà, in cui segnalava, non credo solo a noi ma a vari consiglieri, alcune violazioni o anomalie rispetto al regolamento comunale nel Centro Anziani, appunto, di Cinecittà, come ad esempio segnalava una mancata approvazione dei bilanci, dei problemi nella ristrutturazione dei bagni. Noi, a seguito di queste segnalazioni, chiedevamo appunto se l'ufficio tecnico di questo municipio avesse mai effettuato controlli nel Centro Anziani Cinecittà per verificare se le segnalazioni in merito ai lavori dei bagni siano corrispondenti a verità, se corrisponde al vero la mancata approvazione dei bilanci e nel caso siano provate eventuali violazioni del regolamento dei centri anziani e delle normative e leggi vigenti da parte dell'attuale comitato di gestione, quali sono i provvedimenti che si intendono prendere in merito. Grazie. Chi risponda? Assessore Nerillo, prego. Buonasera a tutti. Sì, allora, rispetto a questa interrogazione, in realtà siamo andati piuttosto avanti, nel senso che sono state richieste ufficialmente la documentazione mancante, segnalata appunto, come dice la consigliera Lozzi, dall'ex vicepresidente. È stata indetta una riunione comunque con tutto il comitato di gestione, il presidente del centro anziani, per valutare con loro che cosa, insomma, se avessero inteso che cosa veniva fuori da quella lettera che richiedeva entro 10 giorni la presentazione dei documenti. E a seguito di questo in realtà non è stata presentata la documentazione, perché effettivamente quello che era venuto fuori era la realtà. Adesso, non da quello che è emerso dalla riunione, voglio precisare molte cose anche per non che siano state fatte in una maniera assolutamente di dolo, ma più che altro anche per incompetenza rispetto a certe funzioni. Cioè, ad esempio, i bagni, è vero che loro sono di manutenzione ordinaria, quindi potevano farlo, avrebbero dovuto però chiedere, come ogni cittadino e come una DIA, all'ufficio tecnico. Non è stato fatto, quei fondi erano comunque fondi della provincia che non passano ovviamente dal bilancio comunale, però in realtà non è stato mai presentato il bilancio e non sono stati fatti gli atti dovuti. Quindi in conseguenza di questo è stata fatta una lettera di richiamo, perché non è stato rispettato il regolamento cittadino. E in conseguenza a questo il presidente si è comunque dimesso, quindi siamo in una fase in questo momento, diciamo, di commissariamento del centro anziani Cinecittà, che sarà nuove elezioni comunque già previste per nel mese di febbraio. Contemporaneamente anche il collegio di garanzia, al quale era stato mandato per conoscenza la lettera di richiamo, ha prodotto un atto in cui
in qualche modo impone a questo presidente dimesso e ai consiglieri la non ripresentazione per le nuove elezioni. Questo quanto. Consigliere Rozzi, posto. Interrogazione numero 60, sempre firma dei consiglieri Coglie e Lozzi, riguardanti i consorzi Gregna Sant'Andrea, Centrone, Villasegni, Morena, Lucrezia Romana. Prego, consigliera. Allora, come sappiamo, nei territori extragranzi, qua mi sono dimenticata un consorzio, ero perso quello di Vermicino. Sì, l'avevo perso perché non risultava neanche dall'elenco del comune. Comunque, noi sappiamo che tanti quartieri dell'ex Gra soffrono di mancate opere di urbanizzazione primaria, come le strade, i marciapiedi, l'illuminazione pubblica, e in molte di queste zone, che erano quartieri, zone ex abusive, che sono state sanate attraverso condoni edilizi, hanno al loro interno proprio consorzi opere a scomputo nati appunto a seguito del secondo condono edilizio, che servivano appunto per facilitare la riqualificazione delle periferie, incamerandone in casse del consorzio gli oneri concessori dovuti a sanatoria, e che quindi dovevano un po' snellire e facilitare la realizzazione delle opere mancanti proprio su questi territori. Purtroppo molte zone extra gra, come può essere Gregna, parte di Centroni, diciamo fondamentalmente queste sono le zone più critiche, tutte queste opere che si sarebbero dovute realizzare non si sono realizzate, e molti cittadini appunto hanno lamentato la latitanza di questi consorzi e chiedevano a noi, in qualità di ente di prossimità, di capire perché, nonostante ci fossero dei fondi nelle casse dei consorzi, queste opere non venivano fatte. Quindi la domanda che pongo alla Presidente e all'assessore competente è: intanto, se sono a conoscenza dei bilanci aggiornati di questi consorzi, quali progetti sono stati presentati e tra questi quali sono stati realizzati, e quali sono al vaglio del Dipartimento competente? Si hanno mai chiesto al Dipartimento competente i motivi dell'inerzia di alcuni di questi consorzi che, pur avendo i fondi nelle loro casse, da anni non realizzano opere nei loro territori? Si chiede inoltre, visto che in prossimità di questa interrogazione erano emersi degli articoli sul giornale, se erano a conoscenza del fatto segnalato dalla comunità territoriale del settimo municipio e dal comitato di quartiere di Ossia del Curato, da cui risulterebbe accolta la richiesta avanzata al consorzio Lucrezia Romana di trasferire oneri prodotti nel territorio di Ossia del Curato in area romanina, al fine di realizzare opere presso il centro anziani omonimo, decisione che sembrerebbe essere stata assunta senza alcun accordo con la cittadinanza di Osteria del Curato, né tantomeno con gli aderenti al consorzio riuniti in regolare assemblea, e che è in contrasto con le esigenze di opere di urbanizzazione primaria presenti nel territorio di riferimento del consorzio. Se è mai stato chiesto parere all'OT di questo municipio in relazione a tale progetto, e in caso affermativo quale parere è stato espresso. Grazie. Prego, Presidente. Sì, grazie. Allora, io inizio dal problema vero, che è il tema dei consorzi, delle opere a scomputo e di quanto questo in qualche modo sia fuori controllo da sempre, insomma da tanti anni. È talmente una questione sentita che diversi presidenti dei diversi municipi ne hanno fatto oggetto, insomma, di una rappresentazione al sindaco, e proprio nell'ultimo incontro che abbiamo avuto questa settimana con il sindaco, uno dei temi che il sindaco ha diciamo messo all'ordine del giorno, fra le cose che si cercherà di rimetterci mano per riaggiornare e riadeguare appunto la questione, è proprio quello dei consorzi e di quanto poi sia necessario riorganizzare, dunque in qualche modo ridefinire. E nel caso nostro del settimo municipio ci sono diversi consorzi,
L'ufficio tecnico non ha ovviamente dato parere, non conosciamo i bilanci perché sono, diciamo, bilanci privati. Parallelamente, le uniche notizie che ha avuto diciamo, l'ufficio tecnico, da quanto mi ha poi riferito, è che sì, che effettivamente c'erano, parlando adesso di Lucrezia Romana e di questa, diciamo, notizia che è pervenuta sul trasferimento di interventi in un altro ambito, in un altro quadrante rispetto a quello che ha dato origine all'opera scomputo, e che non, certamente non hanno ricevuto nessun progetto e tantomeno gli è stato chiesto un parere. Ufficio tecnico nostro, cioè la risposta esatta dell'ufficio tecnico è che nel caso specifico l'unica conferenza svolta sin data 10 giugno 2014 che sembra richiamare parzialmente l'oggetto dell'interrogazione relativa alla realizzazione di un fabbricato e parcheggio a servizio del Parco Romanina e contiguo centro anziani a cura dell'associazione consortile Lucrezia Romana. Dalla documentazione in possesso dell'ufficio non è possibile risalire alla fonte di finanziamento, cioè dunque non c'è il collegamento che voi chiedete di verificare nell'interrogazione. E comunque il dato che secondo me è più importante è che noi abbiamo rappresentato all'assessore Paolo Masini la necessità di lavorare a una nuova ridefinizione di quali siano sia i termini ma anche le competenze che i municipi possono in qualche modo avanzare per poter garantire e controllare meglio l'accordo che di solito è in capo ai dipartimenti per quanto riguarda le opere consortili e le conseguenti oneri che possono o che dovrebbero ricadere sul quadrante di riferimento. Grazie. Consigliera Lozzi. Mi sembra un po' strana la risposta data dall'ufficio tecnico in relazione al progetto del Consorzio Lucrezia Romana, perché non avendo ricevuto risposta 2 settimane fa all'interrogazione, io mi sono recata all'ufficio tecnico chiedendo di visionare il progetto. Avevano gli atti, io guardando dagli atti era evidente che il progetto era stato presentato dal Consorzio Lucrezia Romana, era altrettanto evidente che la realizzazione del manufatto doveva essere fatta in prossimità del centro anziani La Romanina, quindi era Lucrezia Romana che utilizzava i suoi fondi e presentava il progetto sulla Romanina. Tra l'altro la società che avrebbe dovuto realizzare il progetto è la P4 SAS, che guarda caso ha come riferimento lo stesso cognome del presidente del centro anziani La Romanina, quindi non vedo come l'ufficio tecnico possa non aver avuto ben chiaro la provenienza dei fondi. Comunque, detto questo, io mi auguro che il sindaco e l'assessore competente facciano veramente un controllo forte su questi consorzi. Personalmente noi come Movimento 5 Stelle stiamo facendo degli accessi agli atti per verificare i fondi che hanno e negli anni quanti e come sono stati spesi. Mi auguro che questa amministrazione riprenda un po' in mano la situazione, perché visto che non abbiamo fondi autonomi per poter intervenire su questi territori e la cittadinanza oramai è allo stremo, magari trovare una formula anche di collaborazione per poter effettuare le opere sarebbe cosa gradita. Grazie. Grazie consigliere Lozzi. Allora, interrogazione numero 61, presentata sempre dai consiglieri Coglia e Lozzi, riguardante la Barbuda. Chi la presenta? Consigliere Coglia. Idea al cambio. Lui guarda. Va bene, questa credo che sia una questione oramai sviscerata più volte, era sempre in relazione al progetto che dovrebbe presentare, insomma, Leroy Merlin per spostare praticamente il suo megastore al posto dell'attuale insediamento La Barbuta e realizzare nelle immediate vicinanze un altro campo. Siccome a seguito del sopralluogo che avevamo avuto al campo Rom era emerso che alcuni componenti, insomma, di Leroy Merlin si erano recati sul posto a presentare il progetto e i giornali ne parlavano in maniera molto pressante, si tornava a richiedere dopo qualche mese se per caso in maniera ufficiale o ufficiosa
questo progetto fosse stato presentato al municipio e in caso affermativo, insomma, qual era l'opinione della giunta e della presidente in merito. Grazie. Grazie consigliera. Prego, presidente. Sì, grazie. Allora, credo che avevo già accennato in un'altra occasione, comunque ho completato l'iter finalmente, perché avevo chiesto, come vi avevo detto, al sindaco, al gabinetto del sindaco, notizie, e ho parlato con il dottor Pucci, che segue i progetti speciali per conto del sindaco, il quale mi ha confermato che ufficialmente non è stato presentato alcun progetto. Però mi ha anche aggiunto che a livello informale c'è stata una sorta di illustrazione di quelle che erano le intenzioni progettuali, e ha aggiunto anche che qualsiasi tipo di proposta sicuramente sarà immediatamente, formalmente coinvolto il municipio per ovviamente il parere. Dunque al momento, riconfermo, non è stata depositata nessun progetto che abbia quelle caratteristiche poc'anzi espresse. Grazie. Consigliere Lozzi, ultima interrogazione. Consigliere Coia Lozzi, riguardante la sicurezza di Morena. Sì, qua solo per sapere, a distanza di mesi dalla raccolta firme degli abitanti di Morena in relazione proprio ai problemi di microcriminalità segnalati e sofferti dai cittadini di quel quartiere, loro depositarono qualche mese fa una petizione in cui si chiedeva determinati interventi da parte dell'amministrazione, come ad esempio un distaccamento da polizia locale, l'installazione di sistemi di videosorveglianza, insomma qualcosa che facesse sentire a queste persone, a questi cittadini, che le istituzioni erano presenti, avevano accolto le loro richieste e comunque in qualche modo si stesse impegnando per andare incontro alle loro esigenze. Quindi chiediamo cosa è stato fatto finora per dare seguito a queste richieste. Grazie. Prego, presidente. Sì, grazie. Allora, comincio dall'elemento, se vogliamo, più sentito, più importante, ed è anche quello intorno al quale è girato poi tutta l'iniziativa della cittadinanza e la raccolta delle firme, che era il tema della sicurezza. Allora, noi quando ricevemmo le 5.000 firme, il primo punto era la sicurezza, e poi c'era una serie di questioni che riguardavano anche il degrado dai rifiuti, dal decoro e altre necessità, la sicurezza stradale, i pali della CEA, insomma una serie di cose. Io ho fatto un primo incontro con la delegata alla sicurezza del sindaco Rossella Matarazzo, insieme ad altri rappresentanti sia dell'AMA e dell'ufficio della Polizia Municipale, e poi successivamente la delegata ha organizzato un sopralluogo che abbiamo fatto prima dell'estate insieme anche ai cittadini e al comitato di quartiere. È evidente che da questo sopralluogo sono emerse diverse problematiche che sono state puntualmente riprese dallo staff della dottoressa Matarazzo, e però nei mesi successivi, benché alcune cose si erano riuscite ad evidenziare, ad esempio un po' più di attenzione da parte dell'AMA, il dato principale, che era quello che riguardava il presidio che veniva richiesto per quanto riguardava la sicurezza, non si aveva notizia. Allora, questa cosa ha fatto sì che io risollecitassi sia attraverso un ulteriore incontro e poi una lettera, affinché mi si dicesse come si prevedeva, come si pensava di organizzare questo presidio, perché effettivamente il comandante nostro Giovagnorio lo aveva in qualche modo accennato già durante il sopralluogo. Questa richiesta, siccome tardava e siccome ho ricevuto da parte di diversi cittadini segnalazione di non chiara presenza, o comunque che molti di loro non avevano avuto un riscontro di questa unità che mi veniva garantita, che settimanalmente era presente, ho approfittato di un altro incontro che ho avuto circa
una settimana fa, 10 giorni fa, con il comandante Clemente e la vice comandante Modafferi per risollecitare una puntuale risposta con le modalità di presenza e quali fossero ad oggi l'efficacia della presenza e gli interventi, insomma, che cosa rilevavano. Allora, mi è arrivata finalmente questa relazione, che io poi chiaramente confronterò anche con i cittadini del comitato di quartiere, in modo tale, insomma, da fare una sorta di confronto condiviso, in cui mi si dice che dopo appunto queste prime decisioni si dispone l'istituzione di una unità operativa mobile per il presidio delle principali zone periferiche del municipio, dunque non solo Morena, secondo un calendario organizzato come segue. Allora, martedì Morena a via Stazione di Ciampino, e poi lunedì Quarto Miglio via Menofilo Mercato, mercoledì Cinecittà Est via Stefano Oberto Mercato, giovedì Centroni via Fosso di Sant'Andrea fronte scuola e venerdì Cinecittà Est via Ciamarra. Questo perché mi è stato detto che benché ci fosse stata una richiesta così fortemente sentita e voluta da parte della cittadinanza di Morena, erano pervenute chiaramente in varie altre occasioni, chissà non con raccolta di firme così significative, sollecitazioni riguardo a presenze e a presidi sul territorio. E non avendo la Polizia Municipale maggiori disponibilità, hanno previsto inizialmente questo calendario e queste presenze. Poi mi si dice che va sottolineato che l'esperienza dell'unità operativa mobile ha portato risultati operativi non indifferenti proprio sul piano generale della sicurezza, oltre naturalmente nell'individuazione di situazioni di illecito relative alle competenze istituzionali della polizia locale. Esemplificando, per quanto concerne specificamente Morena, sono stati rilevati impianti pubblicitari perseguiti in attesa di rimozione, dunque qua ci sarà da andare a controllare, ubicati ai confini del territorio di Roma Capitale, precisamente in via Nanina, via della Stazione di Ciampino, via dei Sette Metri, lato sinistro provenendo da via Nanina e via Casal Morena, in entrambi i sensi di marcia. Sì, vabbè, questo di qua. A seguito di segnalazioni recepite dall'equipaggio dell'unità operativa mobile, sono scaturiti accertamenti circa 2 insediamenti nomadi abusivi in via Tuscolana, altezza Tor di Vergata. Dagli accertamenti è emerso che su un lato della via Tuscolana vi era un insediamento composto da 4 adulti già sgomberato. Sull'altro lato della Tuscolana è stato individuato un insediamento composto da 11 persone, di cui 7 minorenni. Per quanto concerne le altre località in cui ha operato l'unità operativa mobile, non vanno sottovalutati i risultati conseguiti a Cinecittà Est, in particolare in via Ciamarra e dintorni, con azioni dirette alla tutela e alla bonifica del parco di via Ciamarra, via Foti, all'individuazione e allo sgombero l'ennesimo di un insediamento in via Libero Leonardi. Allora, vabbè, detto, poi continua su altre cose. L'altro dato che è importante, che noi ora stiamo verificando, è che l'individuazione di una stanza, insomma, nella struttura di via Ciociarelli, sarà probabilmente messa a disposizione, però dovremo, visto che loro saranno presenti non tutta la settimana, dovremo trovare la modalità, perché c'è già una destinazione della WOSEX che ne sta utilizzando la struttura, però si rendono disponibili a questa presenza, che era la vecchia nostra proposta di utilizzare uno spazio per avere un presidio fisso al quale potersi rivolgere come sportello. Dunque credo che potremo andare a definire questa ultima parte, dell'intervento previsto, e poi faremo delle verifiche, direi io, trimestrali, in modo tale da capire anche qual è l'utilità e che cosa si sta in qualche modo riuscendo a migliorare rispetto a una situazione che invece non vedeva nessun tipo di presidio. Signora Lozzi? Invece, per quanto riguarda la richiesta delle videocamere, dove c'era stata anche, mi sembra, una mozione presentata in consiglio, si sa se ci sono fondi disponibili? Perché a noi risultava che alla regione c'erano.
Prego, Presidente. No. Il discorso è questo. Allora, sul tema della videosorveglianza, siccome ci sono diversi punti nel territorio, l'altro dato che mi è mancato di dire è che c'è la possibilità di utilizzare la nuova sistemazione delle luci LED da parte della CEA e ovviamente il nostro territorio, come tanti altri municipi che hanno, diciamo, zone di periferia abbastanza importanti al buio, insieme all'ipotesi di utilizzare fondi regionali per la videosorveglianza, sarà un pacchetto unico che ci auguriamo che il Dipartimento possa utilizzare e in qualche modo in modo coordinato fra intervento ACEA e videosorveglianza. Allora, grazie.